come l'anno scorso. Pino Giusto allenatore, Gianluca Frascati direttore sportivo, più dell'anno scorso a livello di ambizioni invece. Il Molfetta, come è stato ribadito nella conferenza stampa di presentazione di ieri sera, questa volta non si accontenterà di una semplice salvezza nel prossimo campionato di eccellenza. Vuole migliorare il decimo posto della passata stagione, punta ad un posto fisso nella parte sinistra della classifica e a valorizzare i tanti giovani presenti in rosa. È importante aver riconfermato la guida tecnica e lo staff tecnico, oltre che una gran parte della squadra che ha militato nel campionato scorso. Alla città chiediamo un aiuto concreto, soprattutto così si dice agli imprenditori. Noi siamo disponibili a qualunque tipo di discorso, non è detto che uno di noi cinque debba fare necessariamente il presidente, è un fatto del tutto irrilevante e noi saremo sempre comunque sempre disponibili, quindi se c'è qualcuno che ci vuole dare una mano, per carità. Siamo più che disponibili, anche, ci mettiamo anche i tappeti. Noi abbiamo puntato tutto quanto il progetto ormai già da diversi anni sulla continuità e sulla organizzazione societaria. Quest'anno, come ogni anno, vogliamo fare meglio dell'anno scorso e stiamo facendo da un punto di vista tecnico, insieme al direttore sportivo Cagliati, una squadra che possa competere in maniera importante nel campionato. Quindi diciamo sicuramente meglio dell'anno scorso, arrivare tra i primi otto senza dubbio, poi bisognerà vedere insomma se nel campo, oltre ai nomi, insomma, entreranno giocatori con la voglia di sudare la maglietta per il Molfetta e fare bene, però stiamo facendo una squadra importante. Sono arrivati due elementi di spessore in mezzo al campo come Damiano Partipilo e Lorenzo Legari. In attacco si punta molto sulla verva realizzativa di Davide Ventura e Ousmane Papé-Séné. Ora le attenzioni del DS Gianluca Frascati sono concentrate sul trequartista. Nel mirino del nuovo mercato del Molfetta sono finiti Massimo Fumai, che ha vinto il campionato di eccellenza con il Fasano, Antonio Pettitti, nella passata stagione in D con lo Sporting Fulgore, Francesco Mignogna, ex UC Biceglie. La notizia più importante in ogni caso riguarda lo stadio. Dopo un anno di esilio forzato a Terlizzi, il Molfetta giocherà le gare casalinghe nel rinnovato Paolo Poli. Ritorneremo nella nostra casa, e che è la cosa più bella che può capitare per una squadra di calcio e per una città chiaramente come Molfetta. Speriamo che sia il nostro portafortuna, il Paolo Poli è stato sempre il nostro portafortuna e ritengo che anche quest'anno lo sia. Chiediamo all'amministrazione la possibilità di poter intavolare un discorso sulla gestione del campo, perché oggettivamente vorremmo anche sviluppare in maniera concreta e duratura il settore giovanile. Per quest'anno vorremmo cercare di costruire uno spettacolo attorno alla partita, cioè vogliamo che la partita sia un pretesto per poter far arrivare gente. Noi ci siamo posti due obiettivi all'inizio del progetto, ormai partito 4 anni fa, che era quello di dare continuità al progetto e soprattutto di riportare gente allo stadio. Abbiamo in mente di presentare una serie di progetti che portino soprattutto le famiglie e i bambini al campo, quindi cercheremo di fare iniziative orientate a parco giochi per bambini, a magliette, merchandising, a sponsorship con società che siano disposte insomma a investire sul territorio con il Molfetta, e quindi una serie di iniziative orientate soprattutto a riportare gente allo stadio. La preparazione per i tesserati del Molfetta è cominciata ieri sul sintetico di Ruvo di Puglia. I lavori proseguiranno lì sino al 24 agosto, data dell'apertura ufficiale del Paolo Poli.